innocente, giovane, dalla lunga chioma di grappoli, grappoli d'una Russia, tra le fiamme dei tronchi ardenti, sfavillanti, una notte di cielo deserto. Perché lui non lo vuole, ma io direi un minimo applauso a Bruno Mancini, perché è un personaggio che per portarlo a Tele Ischia a farci un'intervista ha dovuto penare, volevo forse mandare me, però tu sei il protagonista e tu devi essere intervistato, quindi infatti Tele Ischia poi dà ampio spazio, come anche i media locali, siamo in attesa che dovranno arrivare anche alcuni giornalisti. Comunque, al di là di tutto, io passo la parola alla Bertolli Borghi che è a fianco a me. Vi ringrazio per questa veramente ampia e comprendere tutti i punti di cui voglio trattare. Stasera cominciamo con Barbara Lia. Il Barbara Lia di Forio è importantissimo perché è stato frequentato da personaggi incredibili che meriterebbero veramente di essere molte più volte nominati, menzionati in varie occasioni, perché costituiscono per Ischia veramente un fiore all'occhiello. Parliamo di Winston Nolan, Truman Capote, Edward Parker, che era di casa praticamente, Jacqueline Kennedy, che a un certo punto voleva acquistare tutti i quadri che si trovavano in bar Maria, offrendo cifre da capogiro e Maria non gliele volle vendere, Juan Carlos di Borbone, Costantino di Grecia, questo l'abbiamo incontrato anche noi, l'abbiamo incontrato per strada, con una persona normale, cosa che forse sarebbe impossibile, Joseph Brodsky, che è un poeta russo che era molto amico di Auden, che è venuto molto dopo di lui a Ischia, probabilmente invitato da Auden, che gli diceva di venire qui dove c'era un bel clima, c'era un posto bellissimo. William Walton è il fondatore dei Giardini della Montella, che pure frequentava, scendeva a Forio, andava a bar, eccetera. Non Visconti, questo è scritto anche nel libro di Nino Masiello, Barbara Lia, il quale dovevo molto saccheggiato, ho scritto anche a Nino Masiello dicendo scusa, mi ho saccheggiato costantemente, non credo questa volta. Visconti no, perché lui era un aristocratico, Visconti stava nel suo castello, stava con un bar e andava più che altro a Ischia dove aveva gli amici tanti. Elsa Morante, Pasolini, Suso, e poi anche Ingeborg Bachmann, della quale parleremo un'altra volta perché è una poetessa austriaca della quale dedicheremo un'altra serata. Questi sono alcuni dei personaggi che frequentavano in Barbarina. Quello che però ho scoperto, e questa è una cosa che ho messo proprio alla base di queste serate, che secondo me è il punto di riferimento del Barbarino, è che ci fu un momento magico, cioè nell'estate del 49, perché questi personaggi ovviamente andavano a Barbarino nel tempo, negli anni 50, anni 60, alla fine degli anni 40, eccetera, ma nell'estate del 49 contemporaneamente furono presenti a Forio, e quindi frequentavano il Barbara Lia, Winston Nolan, Truman Capote e Edward Parker, che era di casa lì. E quindi questo è un momento veramente molto, molto interessante, perché ci sono anche degli episodi che riguardano dei rapporti tra di loro. Winston Nolan rimase qui per 10 anni, dal 48 al 58, veniva tutti gli anni, poi se ne andò perché pensava che cominciavano i primi segni del consulismo e lui era una persona molto riservata, molto schiva. Invece Edward Parker era un sanguigno, era uno che amava la vita, parlare, conversare, a lui faceva piacere, quindi lui su questo non andava molto d'accordo. E quindi questa era la vita che si svolgeva. Truman Capote stette da marzo a giugno-luglio del 49 e per 4-5 mesi, poi non tornò più, però ebbe un rapporto molto intenso, poi ne parleremo, con Ischia, che descrisse dove aveva trovato un momento di solarità, di contentezza, lui che era un animo molto tormentato, uno spirito inquieto. Quindi questi erano i personaggi che erano lì. Parker si incavolava molto quando vedeva che venivano nuove persone come Truman Capote, come Tennessee Williams, perché andavano tutti a cercare il poeta, andavano tutti per trovare Auden, e lui diceva: ma io sono quelle che per primo mi sono stato, perché lui stava dal 39, da quando aveva il partito, lui stava sempre là, e invece tutti andavano a cercare il poeta. Il Barbara Lia viene descritto molto bene da un pittore di Forio, vivente, che io sono andato a trovare, purtroppo l'anno scorso ho un ictus, se no sarebbe venuto, quindi sta molto bene. Ho parlato con la figlia, speriamo che rimetterà per un'altra volta. E lui descrive il Barbara Lia. Descrive il Barbara Lia. Il caffè si trova al centro della piazza del Pontone, sulla facciata sinistra di un palazzotto neoclassico, non diverso da numerosi altri che si possono ammirare sull'isola di Ischia e in tutto il sud Italia. L'ingresso principale del caffè, incorniciato da un pergolato di glicine, apre sulla piazza con due enormi ante di castagno dell'Epomeo, dipinte di verde scuro e incardinate al portale, composto da due spalle e architrave di tacchite napoletana, di notevole spessore. Della stessa trachite è il vasolato che rivestiva un tempo le strade e tutte le altre piazze del paese. All'interno un'ampia sala attrezzata a caffè, con un grande bancone di legno su cui troneggiava una luccicante caffettiera, la papone verticale a due bracci, forse uno dei primi esemplari sull'isola, vero pezzo da museo. Una seconda sala, più piccola, era adibita a sala da gioco e deposito. Infine, un gabinetto a volta ribassata, tanto da non poterci stare che curvi, naturalmente fornito di catinella, brocca di rame e mini cisterna per attingervi l'acqua piovana. Maria Caffettera, all'occorrenza, accendeva un moccolo di candela per gli ospiti costretti a servirsi di bicchiere. L'elettricità, prima dopo la guerra, era un bene rarissimo e la luce era ancora, spesso, quella dei lumi a petrolio e delle candele. Il caffè, continuò Coppa, aveva tavolini in ghisa sormontati da bianchissimi marmi di Carrara e c'era tutto un corredo di tovaglie di pura canapa, riservate alle occasioni speciali come ad esempio le processioni di San Vito e del Corpus Domini. Non si possono dimenticare le ortensie, dai fiori di un unico, indescrivibile azzurro, piante che Maria coltivava in grandi vasi di terracotta disposti lungo i confini dello spazio esterno del bar. Le ortensie erano non soltanto un contributo decorativo per le processioni di maggio, ma nell'intento di Maria anche un segno per gli ospiti dell'inizio della stagione canta. Comodissime e robuste poltrone di vini erano disposte ad arte sotto le chiome immense di meravigliose acacie spinose, di cui erano piene le strade e le piazze di Forio. E ora vediamo come Gino Coppa descrive proprio Maria, la titolare del bar. Maria era fisicamente piccola, gentile e signorile, aveva il viso leggermente rugoidale di certe donne magrebine, occhi chiari, innocenti e penetranti. Aveva un sorriso pronto e coinvolgente, era ironica, affettuosa, generosa, liberale, onesta, ma anche pericolosa, pescattante con una bandera. Poi c'è un'altra descrizione di Truman Capote che invece è più rude, però nello stesso tempo secondo me ha un che di carnale, cioè non la diciamo se non ci allunghiamo troppo, ma Truman Capote secondo me aveva un rapporto con Maria tipo quello di Totò la Malafede, cioè lui l'amava e la odiava. Era attratto, perché quello era un personaggio, lui dice che se c'era una persona che poteva trovare un pacchetto di sigarette americane, e stiamo parlando del 1949, era Maria, e glieli trovava. Ora poi parleremo anche di Capote, ma vorrei parlare soprattutto di Auden, che era il poeta, era quello che diciamo dava lustro alla barra più degli altri, e nel programma ho visto anche Brodsky. Brodsky è un poeta russo che non c'era detto. Brodsky venne a Ischia molto tempo dopo, addirittura nel 1993, parliamo quasi dei nostri giorni, però era molto amico di Auden, tanto è vero che ha recensito le sue poesie, eccetera. E ha conosciuto Auden non in Italia, ma l'ha conosciuto in Austria, dove Auden dopo il 1958 si era ritirato perché non voleva più avere a che fare con gli sviluppi del consumismo e voleva andare in posti più riservati. E aveva conosciuto Brodsky, e certamente aveva parlato di Ischia. Brodsky viene a Ischia nel 1993 e scrive una bellissima poesia sull'ottobre a Ischia, e praticamente lui era la continuità. Dobbiamo considerare che il Bar Maria ebbe un grande successo dalla seconda guerra mondiale, dal 39-40 fino a tutti gli anni 60, all'inizio del 70 è stato un grandissimo luogo di ritrovo di queste grandi persone. Poi ha continuato fino all'89 più o meno, poi è stato rilevato dalla nuova gestione, dagli eletti, ma io ero morto nel 77, a 79 anni, è stato rilevato dagli eredi, dall'attuale gestione, che ha cercato di riprendere un po' come era caratterizzato il bar all'epoca, però c'è una continuità. Ora, negli ultimi tempi, probabilmente, perché Ischia poi ha avuto altre storie, oltre a questo poi ha avuto le storie del cinema, poi c'è stato Rizzoli che ha molto valorizzato l'isola con gli attori, i grandi registi che venivano, quindi questa è un'isola sempre in fermento. Adesso c'è un po' appannato, probabilmente c'è un po' di polvere sulle glorie, ma andrebbe ripresa, e io penso che dovremmo riprendere la situazione come questa, situazioni come quella del Bar Maria, cominciare un'altra volta da lì, è una cosa possibile. Scriverò vita innocente, giovane.